Fiat 500, meglio conosciuta come Topolino, è un'automobile utilitaria della casa torinese, prodotta dal 1936 al 1955. È senza dubbio fra le automobili italiane più famose, anche se gli eventi e le circostanze che hanno portato all'ideazione di questo modello sono molto meno conosciuti. La progettazione della piccola vettura proseguì senza entusiasmo fino a un'improvvisa visita del Duce allo stabilimento il 24 ottobre del 1932, che rammentò ad Agnelli l'impegno assunto. Il 15 giugno 1936 è messa in vendita la Fiat 500, dopo ribattezzata 500A, che gli utenti cominciarono a chiamare Topolino a causa della similitudine del frontale al profilo del roditore e molto probabilmente sotto l'influenza del successo che l'omonimo fumetto della Disney stava ottenendo in quel periodo. Una vetturetta modesta per tecnica e prestazioni, il cui prezzo era di 8.900 lire, 20 volte lo stipendio medio di un operaio specializzato e ben oltre le preventivate 5.000 lire. Tuttavia, la Fiat 500 riuscì a ottenere un discreto successo, anche grazie alla fame di automobili degli italiani. Infatti, nell'Italia del 1936 circolano solamente 222.000 automezzi, di ogni tipo, compresi quelli pubblici e militari, per oltre 42 milioni di abitanti, all'incirca un veicolo ogni 200 persone. Il mezzo in questione si tratta di un furgoncino Fiat 500 ripreso a raduno di Torino del giugno 2011, organizzato dall'ASI, al quale il circolo Camion Stomici ha partecipato.